Ciao a tutti, oggi si parla di Rodrigo Bentancur. Si parla di un'offerta che l'Atletico Madrid ha fatto, prima ovviamente della fine del mercato, per Rodrigo Bentancur, ovvero di 35 milioni di euro. E perché ne parlo adesso? Perché prima mi ero sfuggito, vuoi per il mercato un pochino così, compri Ronaldo, vendi Sturaro, cioè insomma, no, un mercato non da poco, ecco, non da poco, e anche perché comunque... Non so, ma mi pare che la notizia sia uscita proprio qualche giorno fa. E mi sembrava giusto parlarne per ribadire un concetto. Che cazzo, Bentancur io ogni tanto lo arriverei anche abbastanza a vedere in campo, perché è un giocatore che ha fatto un mondiale con una certa personalità e con una certa qualità. E se lo vuole proprio l'Atletico di Madrid, mi viene da pensare che forse è proprio Godin, no, a volerlo, anche perché comunque anche con la Juventus ha dimostrato di avere personalità, ha dimostrato di avere piede, non è proprio un dio sotto porta. Però comunque, considerando anche che è un classe 97 e in questo momento mi sento anche abbastanza stronzo considerando che siamo coetanei, è un giocatore parecchio interessante e mi piacerebbe che comunque, no, giochi un pochino con la Juventus, soprattutto anche per quanto può riguardare un'ottica futuro, perché è uno che anche in futuro ci potrà regalare delle diverse soddisfazioni. Poi è vero, col fatto che tra due settimane neanche inizia la Champions League, è ovvio che Bentancur troverà sicuramente più spazio e più minutaggio, se non in Champions, in campionato, però per circa tre settimane avremo una partita ogni tre giorni, quindi è normale che anche lui troverà dello spazio. Questo è anche un segnale, è un segnale perché le squadre all'estero ci sono, le cifre sono comunque importanti, perché 35 milioni comunque non sono proprio noccioline, col mercato di adesso non sono un'esagerazione, però di fatto per uno che quantomeno al momento è una riserva della Juventus non sono per niente noccioline, e pare che l'Atletico sia talmente tanto interessato al giocatore che probabilmente anche a gennaio proverà a fare un assalto. Ovviamente non l'ho detto, però se Bentancur è ancora la Juventus è perché la Juventus ha detto di no ed è stata brava a dire di no, perché crede molto sul giocatore, lo stesso Allegri crede molto su Bentancur, quindi Massimiliano Bello, fallo giocare. A momenti ha più presenza nell'Uruguay che con la Juventus, poi è vero, e voi mi direte giustamente, eh sì, ma davanti a lui c'è X, Y e Z che sono più forti. Va bene, mica dico che X, Y e Z non devono giocare, però vorrei vedere anche Bentancur per continuare quel processo di crescita che è iniziato l'anno scorso, perché comunque a centrocampo, dato che abbiamo gente non proprio giovanissima, avere uno come Bentancur, bello, in forma, in palla e possibilmente in un futuro da titolare, non sarebbe per nulla male, ipotizzando per esempio anche un Pjanic mezzala e Bentancur in regia, per dire, no, non sarebbe neanche proprio uno schifo. Quindi brava Juventus a rifiutare l'offerta per Bentancur di 35 milioni, quindi una cifra non proprio schifosa. Però dobbiamo anche ricordarci che se la Juventus avesse ceduto Bentancur avrebbe dovuto dare al Boca Junior la metà della cifra. Ve lo dico con un pochino di ritardo, però pazienza, cioè nel senso, l'ho scoperto adesso. Se l'avessi scoperto quando la Juventus ha effettivamente rifiutato l'offerta, avrei fatto il video in quel momento. Però in quel periodo circolava una voce riguardo una possibile cessione di Pjanic, quindi mia colpa. La prossima volta starò più attento, anche se proprio mi pare, come ho detto anche inizio video, che la notizia sia uscita proprio qualche giorno fa. Detto ciò, niente, ci vediamo a breve con un nuovo video. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, nel primo commento ci sono i link di tutti i miei social, andatemi a seguire ovunque. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!